Io qui insieme a me Giorgia Montemarano, lei è qui perché ci racconterà delle sue lampade, le lampade DG. Ciao Giorgia, benvenuta. Ciao, benvenuta, buonasera a tutti. Allora, la storia delle tue lampade, la tua storia, fino a dove arriva, anzi quando comincia, raccontacene un po', così vogliamo, siamo curiosi di sapere la tua storia. Allora, la storia l'ha fatta iniziare mio suocero più o meno 50 anni fa, quasi 60, e perché lui, terminati gli studi, è andato a bottega da un paralumaro che c'era prima in centro e insieme al fratello ha imparato il mestiere, cioè a fare sia paralumi e sia le lampade in ottone. Spieghiamolo, perché paralumaro non è una parolaccia, no. È un mestiere, cioè fare paralumi e lampade. Esatto, esatto. Quindi poi una volta imparato il mestiere hanno aperto la bottega, che tuttora è ancora in centro a Roma, e invece da un paio d'anni io e mio marito abbiamo aperto un ulteriore negozio sempre in Roma, in Viale 21 Aprile, in una zona vicino Piazza Bologna. E lampade DG si è sempre chiamato così perché anche tuo suocero aveva un nome simile? No, il negozio di mio suocero ha un altro nome, e invece questo lo abbiamo chiamato così perché G è l'iniziale del mio nome, quindi le lampade DG sono tue, le lampade sono le tue. Esatto. Allora, innanzitutto, con quale materiale fate le lampade in genere? Allora, noi lavoriamo l'ottone, lo acquistiamo direttamente in fonderia e poi lo lavoriamo per creare le lampade. Lampade intese, lampade da tavolo, lampadari, lampade da terra, applique. E l'ottone è un metallo decisamente versatile perché nasce di un colore grezzo, però poi dopo può essere lucidato e quindi ha un aspetto più lucente e un colore giallo oro, può essere anche cromato e ha un aspetto un pochino più moderno perché cromandolo somiglia un pochino all'acciaio e quindi si presta a creare delle lampade con uno stile un pochino più attuale. E non si può dipingere poi sopra? Cioè quello rimane puro così? Quello rimane così. La lucidatura poi, tra l'altro, è un trattamento che non facciamo noi, ma facciamo fare da un altro artigiano che fa questo di mestiere, perché c'è anche ovviamente il lucidatore dei metalli. Può essere addirittura anche argentato o dorato per rendere l'oggetto ancora più prezioso. Quindi se stavate cercando chi può fare la vostra lampada e chi possa fare la vostra lampada, c'è Giorgia. Allora, esatto. Abbiamo detto lampade, ma non solo lampade, abbiamo detto di che materiale, però fai anche i paralumi. Anche i paralumi, sì. Il paralume spesso nella lampada la fa un po' da protagonista, nel senso che comunque è quella macchia di colore che caratterizza ancora di più la lampada. E li realizziamo proprio interamente, quindi dal fusto fino al rivestimento. E quindi riusciamo a realizzare paralumi di tutte le misure e vorrei anche dire di tutte le forme. E spesso a volte sono i clienti che ci mettono in difficoltà perché ci sono dei clienti un pochino più creativi e ci portano dei disegni di paralumi che hanno visto altrove o piuttosto che hanno immaginato da sé e ci chiedono di realizzarli. A quel punto lavoriamo insieme, perché spesso dal disegno che vede solo l'aspetto estetico noi dobbiamo arrivare anche ad un oggetto pratico che possa essere messo su una lampada. Certo, perché sennò ho visto quella cosa, esatto. Ho visto quel si può fare con quel materiale, questa cosa a casa, ci posso fare un lume, un paralume. Vediamo, esatto, proviamo, ci certo. Proviamo. Lo vediamo insieme, lavoriamo insieme al cliente. Esatto, quindi ci sono delle richieste, fate sia cose vostre che poi il cliente viene, sì. E sceglie al negozio e poi ci sono anche delle richieste. Esatto, diciamo che il nostro negozio è un po' uno spunto per il cliente, nel senso che realizzando noi sia le lampade che i paralumi, da lì poi il cliente ci dice, che so, mi piacerebbe però leggermente diverso, piuttosto di un colore diverso, un paralume con una lavorazione diversa. E abbiamo un campionario dei tessuti che utilizziamo, che vanno dai tessuti di seta, quelli più classici, quelli lucidi, a invece campionari un pochino più moderni, che sono tessuti come shantung o il cotone, che sono un pochino più grezzi, un aspetto forse più moderno. Ma ci sono i clienti che vengono e portano le foto di casa, quale lume ci vuole, quale paralume ci starebbe bene, sì. per la mia casa, oppure quale lampada proprio posso mettere in una camera piuttosto che in un'altra. Sì, sì, sì. Poi succede? Siamo molto pignoli, nel senso che siamo noi proprio a chiedere al cliente che tipo di arredamento c'è già, di che ambiente si tratta, quanto è grande, piuttosto su quale mobile pensa di metterlo. E allora i clienti già lo sanno, quindi vengono già premuniti con preparati. Delle foto. A certo. Volte ci chiedono anche se possiamo andare a casa da loro e per fare un piccolo sopralluogo e magari consigliare
miliardi su che tipo di lampada scegliere. Poi un'altra cosa che fate è rinnovare e rinfrescare le lampade. Esatto. Quindi se ci fosse qualcuno all'ascolto, sì, che avesse a casa qualche vecchia lampada, sì, si può fare in modo di farla tornare completamente nuova. Assolutamente, sì. Come nel nuova? Senso si può addirittura anche rilucidare, dipende dal materiale di cui è fatta. Però semplicemente cambiando il paralume, perché il paralume è la cosa che si rovina. In realtà la lampada, a meno che non cade e si rompe, però il paralume si rovina perché il tessuto comunque ha una sua durata e quindi dopo un po' di anni comunque perde vivacità, si può rovinare. Facendo un paralume nuovo, semmai anche diverso da quello che c'era prima sulla lampada, la lampada sembrerà un oggetto completamente nuovo e diverso. Quindi. Invece le passamanerie. Sì, le passamanerie. Che non è una parolaccia. No, neanche questa è una parolaccia. Che lavoro fai? Ma dici un sacco di parolacce. La paralumara, uso le passamanerie. Allora, le passamanerie sono dei bordini di vari colori, di varie fattezze, che servono proprio a rifinire i paralumi stessi. E ci tenevo a dire che noi utilizziamo ovviamente principalmente tessuti del nostro campionario, ma a volte ci sono dei clienti che ci portano anche dei tessuti loro, ad esempio che richiamano piuttosto le tende, piuttosto la tappezzeria di un divano o di un copriletto, e con quelli facciamo il paralume. Capito? Quante cose ci sono da imparare, che avete magari anche imparato, i giovani che tante cose tipo me non le conoscevano, adesso sanno qualcosa più, sappiamo qualcosa in più. Quindi se state cercando qualcuno che possa fare la vostra lampada meravigliosa che potete poi mettere a casa, oppure volete voi suggerire qualcosa e costruirla insieme a Giorgia, le lampade DG, il negozio che si trova laboratorio a Piazza Bologna, giusto? Sì. L'indirizzo è Viale 21 Aprile 6D, c'è anche una pagina Facebook, come ti piace intanto, cioè come di solito la giorni la pagina? Ma più o meno metto sempre foto di lampade nuove che creiamo, a volte chiedo anche ai clienti se posso mettere le foto delle loro che abbiamo risistemato, e che così... c'è la privacy sulla lampada. Potrebbe anche esserci una privacy, qualche cliente un po' particolare magari non ha piacere che sia messa. Chissà, anche perché strani, poi comunque io le anche metto... dai vostri clienti, qualche cliente. Beh, strano, ci capitano persone molto particolari. Sì, però è normale quando hai a che fare con tante persone. No, che scherzi, assolutamente. Quindi abbiamo detto, intanto potete mettere il like sulla pagina le lampade DG, G con scritto la G, ma anche la I subito dopo. E le lampade DG @gmail.com, se volete intanto mandare qualche richiesta, avete qualche bozzetto e volete realizzare la vostra lampada insieme a Giorgia, si può fare. Volentieri. C'è qualcosa che vuoi aggiungere, Giorgia? Che ti dico, comunque nel nostro mestiere ci mettiamo una grossa passione perché è il mestiere che ci piace. Mio marito ha subito dopo gli studi ha iniziato ad andare in bottega dal padre a lavorare con lui, quindi c'è proprio una grossa passione. L'importante è quello. Grazie Giorgia Montemarano per essere stata qui, salutiamo anche tutti quelli che lavorano insieme a te, che ti supportano, ti hanno supportato. Come no? E anche i clienti. Soprattutto quelli clienti. Simpatici, quelli meno simpatici, tutti quanti. Tutti quanti, sì. Grazie.